verrà o non verrà ad espiare, a chiedere scusa, a ripensarci sotto la statua cinquecentesca del Giano Bifronte qui nel pieno centro di Reggio Emilia? Verrà o non verrà chi? Il sindaco di Luzzara, Andrea Costa, che ha sottoscritto il 4 di gennaio la famosa, discussa, esplosiva ordinanza anticattiveria. Ed è venuto, ha mantenuto la promessa ed è qui con noi. Quindi double face Costa, perché ad un certo punto si scopre e hanno scoperto che lei, prima di emanare questa ordinanza anticattiveria, cosa ha fatto? Ha scritto un 2-3 tweet cattiverrimi nei confronti dell'attrittico del governo. Quindi è un pentito o un guarito? Io sono assolutamente un guarito, ma guardate che tutti sbagliamo. E qualcuno mi ha chiesto perché non li hai cancellati prima quei due tweet incriminati. Ma perché non sono un paladino senza macchia? E sarei stato anche poco credibile se li avessi cancellati. Non è un problema sbagliare, l'importante è avere la sensibilità di capirlo e anche la passione per provare a mettere in campo qualche proposta di rimedio, che è un po' il sapore dell'ordinanza, che non è la condanna verso qualcuno. Figuriamoci se c'è chi può ergersi a giudice degli altri, nessuno può permetterselo. Però costruire l'opportunità attraverso il dialogo a chiunque, per chiunque, di rimediare ai propri errori. E questo è il sapore dell'ordinanza, che infatti non commina pene, non dà sanzioni pecuniarie, ma ti invita a leggere un libro perché tu possa esprimere meglio anche i motivi legittimi della tua frustrazione e della tua rabbia. Però lei ha scritto che qualcuno l'ha minacciata quasi quasi di fare una brutta fine. Cos'è questa cattiveria? Che cos'è? Ma sono arrivati centinaia, come potete immaginare, di messaggi di offese, di cattiveria, ed è proprio il problema che io volevo che saltasse fuori con l'ordinanza. Però ne sono arrivati anche centinaia di migliaia di messaggi di questo genere. Complimenti per l'ordinanza, basta oggi maleducazione. Un certo signor Michele Corradi, un avvocato. Complimenti sindaco, massima ammirazione e congratulazioni, Graziella Maggesi, da tutta Italia, da ovunque, ne ho stampati. Grazie Felice, grazie, grazie dei complimenti, lo vedete? C'è un'altra Italia che è stanca di odio e di cattiveria, ma cosa volete, che io mi preoccupi perché i follower di qualcuno mi hanno insultato anche pesantemente, mi hanno augurato l'estinzione, le peggiori cose? Assolutamente no, le davo per scontate, è quella Italia che io voglio contrastare. Mi interessavano invece queste centinaia di messaggi positivi, mi interessava parlare all'altra Italia e dire: ma non siete tutti quanti stanchi dell'isteria collettiva? Perfetto, lei però c'è quasi passato nell'isteria personale, vale a dire che nell'ultima decade di dicembre ha scritto qualche tweet un pochettino come sollecitante, un'istigazione a risponderle. Si è redento nella notte di San Silvestro forse? Guardate, è servito il messaggio del Presidente della Repubblica e il suo richiamo alla coesione sociale, alla necessità di recuperare coesione sociale, e per farmi capire che anch'io stavo rischiando di scadere lungo la deriva che sta inquinando il clima in questo paese e che era necessario, come sindaco e quindi avendo un ruolo di indirizzo della mia comunità, lanciare un segnale, lanciare un sasso nello stagno, perché io mi devo occupare del degrado ambientale che c'è nel mio paese. Guardate, io qualche minuto fa ho risposto a una mia concittadina che mi segnalava un problema di un lampione bruciato in una piazzola del mio paese, ma devo anche occuparmi del degrado di civiltà nelle piazze immateriali nelle quali però passiamo tanta parte della nostra giornata. Ecco perché è nata questa ordinanza. Perfetto. Che cosa da dire al ministro degli interni Salvini? Che dovrebbe preoccuparsi anche lui del clima che si respira, dell'aria che si respira in questo paese. Che non possiamo continuare a stimolare le opposte tifoserie. Perché finché ci parliamo da curve opposte non costruiremo mai niente di buono, e che ci sono dei motivi legittimi di rabbia e di frustrazione che io comprendo, figuratevi se non le tocco con mano quotidianamente nella mia esperienza in trincea, come può essere quella di qualsiasi amministratore di uno dei quasi 8.000 comuni italiani, ma che è il tipo di sfogo che noi diamo a quella rabbia e quella frustrazione che può fare la differenza in positivo e in negativo.
E cioè, se io sono arrabbiato e frustrato, dopo che ho offeso qualcuno, che mi sono scagliato con tutto l'odio possibile contro quel qualcuno, in che cosa è migliorata la mia vita? In niente. Se invece io canalizzo la mia rabbia e la mia frustrazione in un progetto costruttivo e positivo, forse, nel quale coinvolgo anche gli altri, forse riesco a produrre un risultato positivo di cambiamento in positivo. E che cosa da dire invece al Giano Bifronte? Che non mi ci riconosco, perché io uno sono, molto coerente, una persona che sbaglia e che dopo che sbaglia, anche perché c'è qualcuno che glielo fa notare, riesce a trovare l'occasione per il riscatto. E ho fatto questo esempio e lo torno a fare. Non è che se c'è il semaforo e il sindaco passa per una volta con il rosso, poi deve togliere il semaforo per coerenza, Assolutamente no. Prende la multa come tutti gli altri, perché non è al di sopra della legge. E anche questo qualcuno dovrebbe recuperare come concetto. Nessuno di noi è al di sopra o al di fuori della legge. Ultima cosa, come già risponde, perché bisogna farlo in anticipo, immagino ai commenti che scorreranno sotto questo video quando sarà pubblicato dalla Gazzetta di Reggio. Ma molto serenamente, provatevi a leggere l'ordinanza, che non ha il sapore della censura, della punizione, che è una provocazione, mi rendo benissimo conto, e chiedetevi se nella vostra vita non vi è capitato di restare vittime della cattiveria di qualcuno nei vostri confronti e se vi è piaciuto. Perché se non vi è piaciuto, forse è bene che la eliminiate dalla vostra vita per sempre, anche nel momento in cui la esprimete contro qualcun altro. A tutti i lettori e anche a chi ci ha seguito con questo video e su questo video, buon anno!